sui tempi residui dei gruppi. Prego, Presidente Maiorino, a lei la parola. Presidente del Consiglio Romani, Presidente Attilio Fontana, membri della Giunta, colleghe e colleghi, nella nostra regione in questi giorni si possono attendere fino a 24 mesi per una visita in neuropsichiatria infantile, 16 mesi per una visita oculistica, tra i 6 e gli 8 mesi per una normale mammografia, 2 anni per una colonscopia. L'alternativa, come sapete bene, per vedersi curati in tempi certi e modalità dignitose è pagare rivolgendosi al privato. Di fronte ad una situazione del genere, presente in altre zone d'Italia, ma esplosa in Regione Lombardia come in nessun'altra regione italiana, cosa intende fare concretamente la Giunta, Presidente, la sua Giunta, la vostra maggioranza, oggi confermata al Governo? Io confesso di non averlo capito. E questo mi preoccupa particolarmente, perché ritengo che da parte vostra, e le sue parole lo hanno confermato, parole che in sostanza ci dicono che per voi nulla cambierà, ci sia una pericolosissima e colpevole sottovalutazione riguardante lo stato del sistema sociosanitario lombardo. Un sistema nel quale sono evidentissime, tra le altre, le enormi necessità riguardanti il rilancio della medicina territoriale, la ricostruzione di un servizio di assistenza domiciliare di qualità, mi aspettavo qualche parola su questo, Presidente, il rafforzamento di ciò che sta a cavallo tra il sanitario e il sociale. Pensiamo alla medicina di genere, alla prevenzione, alle dipendenze, alla salute mentale, al tema enorme dei diritti delle persone con disabilità. Un sistema che è diventato pericolosamente discriminatorio e nel quale si è compiuta, mentre i cittadini erano in lista d'attesa, una privatizzazione strisciante. Io credo, Presidente, che non basta aver identificato una persona certamente autorevole come l'assessore Bertolaso. Serve discontinuità rispetto alla filosofia e alle scelte contenute nelle riforme che sempre voi avete realizzato. Inizio da qui il mio primo intervento che svolgo in quest'Aula a nome del gruppo del Partito Democratico e certo di interpretare anche il pensiero delle colleghe e dei colleghi delle altre forze che hanno composto la nostra alleanza per il governo della Regione. E serve, credo, proprio discontinuità come aspetto che richiamo, non perché questo termine debba essere la ripetizione della campagna elettorale. Il mio non è il richiamo liturgico della parola d'ordine dell'opposizione. Il tema è ragionare proprio di come il servizio sociosanitario lombardo sia caduto sulle proprie gambe e il fatto che continuino ad essere presenti punte d'eccellenza, straordinari professionisti, non significa in alcun modo che tutto vada bene. Nell'assenza dei medici di medicina generale, nella burocratizzazione, come essi stessi denunciano, della loro professione, ad esempio, c'è un tema che non può essere affrontato in modo generico. Secondo i vostri dati, non i nostri, questa situazione peggiorerà in modo molto significativo. E se oggi, rispetto a 4 anni fa, possiamo già dire che è più che raddoppiato il numero dei cittadini lombardi che ha abbandonato il sistema di cura, sappiamo anche che tra 4 anni il numero dei medici di medicina generale in vari territori della nostra regione sarà dimezzato. Siamo di fronte a uno tsunami, non quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo di fronte, che chiama in causa tutti noi dal punto di vista di una responsabilità generale e voi in relazione alle scelte che sarete chiamati a condurre e a portare avanti a livello regionale, fatemelo dire, anche a livello nazionale, in relazione a cui devo dire, aspetto, in relazione a cui devo dire non sono e non siamo particolarmente tranquillizzati, perché anche le recenti scelte che si annunciano in materia fiscale fanno dire che il welfare rischierà di uscire indebolito dalle scelte del vostro governo. Dunque la discontinuità è necessaria ed è una necessità impellente che riguarda il diritto alla salute. Quella che vi lanciamo oggi qui, Presidente, allora è una sfida. Non arroccatevi, vi prego, nella retorica sull'eccellenza lombarda.
affrontate con scelte profonde sul piano delle regole, delle modalità organizzative, del rapporto tra pubblico e privato, privato che peraltro ha ovviamente al suo interno di tutto esperienze di grande qualità che agiscono non a scopo di lucro e chi invece pensa solo al profitto sulla pelle della sofferenza. Scelte che riguardino gli investimenti, la relazione tra sanità e sociale, la ricostruzione dell'offerta di cura, il tema che dobbiamo recuperare dopo il balletto frustrante di queste settimane delle case di comunità. Ecco, noi su questi aspetti faremo opposizione in modo fermo, intransigente, propositivo, proprio a partire dai principi a cui facevo riferimento. E lo faremo portando le nostre proposte non solo a voi, ma ben fuori da queste mura, consapevoli come mai prima che il confronto in quest'Aula è utile, ma che la sfida nei vostri riguardi vada lanciata nella società e non solo nelle città come questa, dove le elezioni regionali le abbiamo vinte, ma pure in quei luoghi dove il risultato è stato di una vostra affermazione nettissima. Per questo presenteremo nelle prossime settimane, e oggi ho il piacere di annunciarlo, una legge di iniziativa popolare che chiederemo a decine di migliaia di lombardi di sostenere per rafforzare radicalmente la sanità pubblica, per rilanciare la medicina territoriale, per avere un'assistenza domiciliare di qualità, tema reso urgente dal Covid ma che in realtà covava sotto la cenere in anni nei quali era stato assolutamente rimosso. E per lo stesso motivo lanceremo un comitato per il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini lombardi che ci affianchi in un lavoro istituzionale che riteniamo doveroso. Presidente, lei ha ricordato il ruolo dell'opposizione. La ringrazio per le parole spese da parte nostra, mia, non verrà mai meno il rispetto, proprio sul fondato sul valore del dialogo alle persone, anche sulle citazioni di Franco Battiato, se vogliamo, ma le ricordo che il confronto con l'opposizione non è una concessione, è una responsabilità riguardanti tanti cittadini lombardi che noi rappresentiamo e che ancora una volta da qui ringrazio per il sostegno. E me lo faccia dire, il dialogo con tutto ciò che non è presente in quest'Aula, penso al sistema delle rappresentanze, alle forze sociali, al terzo settore, alla cittadinanza attiva, poi è ancora più urgente, perché dobbiamo accorciare la distanza tra questa istituzione e la vita reale di molti lombardi. E dobbiamo farlo anche in relazione a un bisogno che sia io che lei in particolare credo che avvertiamo, quello di non sottovalutare in alcun modo l'enorme numero di cittadini lombardi che il giorno delle elezioni è rimasto a casa. Il nostro auspicio è quindi quello di un confronto serrato, che evidentemente sia diverso rispetto a quello che è accaduto nei 5 anni precedenti. Anni nei quali, glielo ricordo, il 50% degli accessi agli atti realizzati dall'opposizione, cioè lo dico a chi ci ascolta fuori da qui, il 50% nei fatti delle richieste riguardanti informazioni relative all'attività della Giunta è stato da voi affrontato in modo palesemente inadeguato, non rispondendo ai consiglieri regionali o nei fatti prendendoli in giro con risposte del tutto burocratiche, altro che innovazione e società dell'informazione. O anni nei quali, per fare un esempio probabilmente ancora più chiaro, non sono mai stati forniti alla commissione consigliare sul Covid i verbali del comitato tecnico scientifico della regione, a proposito di trasparenza e pagine ancora assolutamente oscure sulle scelte che avete compiuto in quei momenti. Un confronto serrato tra noi e voi, dunque, noi crediamo che si debba realizzare sui temi centrali per il futuro della Lombardia. Dicevo della sanità, ovviamente pensiamo anche a molto altro. Penso a quelle 15.000 case vuote di proprietà regionale gestite da ALER, in questo momento non messe a disposizione delle persone. L'amministrazione comunale milanese, me lo faccia ricordare, sta dando vita a un forum importante sull'abitare, realizzeranno un piano casa della regione Lombardia, siamo a 0 fatti concretamente utili per i cittadini. Inoltre ricordo che non esiste ancora un vero patto per il lavoro e lo sviluppo realizzato con il sistema della rappresentanza delle imprese, dei lavoratori, anche del sistema delle piccole e medie imprese.
Non esiste un piano per creare lavoro vero, stabile e sicuro. È materia di una politica regionale questa? Io credo di sì. È ovvio che non basta sedersi attorno a un tavolo per creare il lavoro, ma se non ci proviamo attraverso un confronto reale con le parti vive della società, io credo che non svolgiamo fino in fondo la nostra funzione. E parlo anche di aspetti specifici, rimossi, purtroppo non ho sentito citare il tema nel suo intervento, ad esempio la questione della sicurezza sul lavoro. Allora andrò a riprendermi il suo intervento, non me ne sono accorto, mi perdoni, se l'ha fatto sono contento, mi auguro che oltre alle parole seguano fatti, perché abbiamo bisogno di un nuovo piano riguardante la sicurezza sul lavoro. E non credo che possiamo esimerci, pur di fronte a un sistema di formazione professionale molto forte, presente in Regione Lombardia, dal decidere di riscrivere modalità di relazione tra l'ambito della formazione e quello dell'inserimento nel mercato del lavoro. Infine, su questo punto riguardante le politiche del lavoro e lo sviluppo, io credo che non ci sia chiarezza sul piano delle opere realizzato attraverso il PNRR. Ho sentito le sue parole su questo, sono simili a quelle già pronunciate in campagna elettorale, non mi convinceva settimane fa, non mi convince ora. Il tema è che questa Regione non ha voluto assumersi la propria responsabilità sulla questione centrale del PNRR. E noi crediamo e vi chiediamo di essere su questo terreno massimamente protagonisti e daremo il nostro contributo in questa direzione. A proposito d'Europa, si dà spesso l'impressione di sottovalutare il ruolo di regia che in relazione al tema dei fondi europei la Regione può giocare, in relazione proprio all'uso di risorse, strumenti che devono essere messi a disposizione del nostro mondo delle imprese, del terzo settore, degli enti locali, che lì possono trovare azioni utili da sostenere per far crescere inclusione e coesione sociale. Politiche di sviluppo nuove a livello regionale, noi crediamo che debba voler dire anche politiche riguardanti la transizione ecologica, molto ma molto più coraggiose. Col massimo rispetto, noi vi chiediamo di farla finita con il periodo del negazionismo sugli effetti della crisi climatica. Cito un tema molto specifico che ci sta a cuore. Non siamo di fronte a emergenze passeggere, lo dico anche all'assessore all'agricoltura. In relazione al tema enorme, ad esempio, della crisi idrica, non si può confidare come una sorta di grande danza della pioggia che piova tra qualche settimana. Il tema è capire che tipo di piano strutturale su questi terreni mettiamo in campo per i prossimi 5 anni e come riusciamo a farlo agganciando il mondo agricolo, portandolo a bordo di una conversione che non possono subire e che non possiamo far calare sulle loro teste, proprio per averli massimamente al centro di un processo di generazione di una nuova politica lungimirante. E smetterla di essere negazionisti sulla questione climatica vuol dire anche affrontare il tema della qualità dell'aria. Ora, è ovvio che non è l'istituzione Regione Lombardia che da sola ce la può fare, ma siamo o non siamo la regione più inquinata d'Europa? Su questo terreno, non è possibile continuare a far finta di niente o lasciare soli gli enti locali rispetto alle politiche riguardanti la mobilità collettiva. Noi vogliamo discontinuità anche su questo piano. E gli enti locali vanno aiutati e le infrastrutture vanno realizzate e la prima delle scelte che va fatta, mi spiace non aver sentito riferimenti su questo terreno, riguarda la necessità di ribaltare la gestione di Trenord perché il servizio offerto ai cittadini è assolutamente scandaloso. Noi ci aspettiamo che, utilizzando le risorse del PNRR e quelle connesse alla realizzazione degli interventi in programma per le Olimpiadi, la sua giunta presenti chiaramente un piano delle opere che dica in maniera trasparente, facendosi condizionare dall'interesse pubblico e un po' meno dalla somma di quelli parcellizzati e privati, quali siano le infrastrutture strategiche che Regione Lombardia ritiene effettivamente utili. Ci sono territori scollegati, luoghi, lo sanno tutti gli amici della Bassa o delle comunità montane presenti, discriminati negli anni dalle scelte fatte o in relazione a cui il bisogno di mobilità è stato tragicamente sottovalutato. Lavorare sul tema della connessione, e ovviamente c'è anche la questione della transizione
digitale a cui lei faceva riferimento vuol dire su questo terreno porsi l'obiettivo di un grande piano che faccia fare un salto di qualità in questi 5 anni. Il mio è un contributo totalmente costruttivo, ma vogliamo misurarci reciprocamente sui fatti in relazione anche qui alla necessità di cambiare passo. E credo che dobbiamo uscire dall'opacità e affrontare il tema delle diseguaglianze territoriali, quello dei contesti dove un disservizio non fa più notizia. Si discute, e lo ha fatto inevitabilmente anche lei, di autonomia, ma la prima scelta che dobbiamo fare è proprio quella di guardare al sistema delle autonomie come un sistema da sostenere da parte della Regione in modo trasparente, me lo faccia dire, avendo un po' meno amici degli amici premiati attraverso manovre di bilancio, ma mettendo di più al centro la questione dello sviluppo locale. Sull'autonomia, come su altri temi, dopo interverranno altri colleghi, ma io credo che quella sia una sfida significativa, importante. Vogliamo partecipare ovviamente anche noi a questo dibattito, dicendo dei sì e anche dei no. E il caso più incredibile in relazione a cui crediamo di dover mantenere molto alta l'attenzione sia quello della scuola. Per noi la scuola, voglio dirlo da quest'Aula, è quella della Repubblica e innanzitutto è la scuola pubblica. La sua regionalizzazione, che spesso può voler dire nei fatti privatizzazione, non ci troverà mai minimamente d'accordo. Mentre, a proposito proprio di destino di una nuova generazione, qui abbiamo bisogno di un grande piano relativo al diritto allo studio. Rilancio la proposta avanzata in campagna elettorale. Raddoppiamo i fondi di pertinenza regionale, passando a 25 milioni di euro. Passiamo dalle parole ai fatti su questo terreno. E non solo. Facciamo come il Lazio, Presidente. Cancelliamo la vergogna del compenso minimo degli stage a 300 euro al mese. E Presidente, a proposito di Europa e di futuro e di nuova generazione, andiamo a prendere i fondi europei, penso innanzitutto al programma Europa Creativa, che ci possono permettere di offrire alle ragazze e ragazzi lombardi occasioni legate all'arte, alla creatività, alla bellezza, all'innovazione, al talento. Sulla cultura io credo che abbiamo in Lombardia 2 modelli radicalmente diversi, anche rappresentati in quest'Aula, se ci pensiamo. Da una parte è quello che avete rappresentato negli anni diventando la penultima regione d'Italia per contributi pubblici. Dall'altra è quello di 2 città, Brescia e Bergamo. Il sindaco Del Bono ce lo potrebbe raccontare, che fanno insieme un grande patto e offrono bellezza e sfide mirate a valorizzare l'arte, la creatività, ciò che racconta di una storia di un territorio, di una tradizione, di un futuro, perché riconoscere centralità alla politica culturale è innanzitutto un'idea di futuro su cui investire. E vado a concludere dicendo che un'idea di futuro significa anche mettere al centro molto di più il tema dei diritti. Diritto alla legalità innanzitutto. È giusto ed è stato importante sottolineare il valore della manifestazione di oggi, di Libera. È giusto essere lì al fianco di quelle ragazze e di quei ragazzi, ma sapendo che il nostro compito non può essere solo quello di sfilare con loro, ma di assumerci la nostra responsabilità per creare un'istituzione antimafiosa. Noi crediamo che questo in questi anni non sia accaduto. E poi diritti significa diritti civili, diritti come pari opportunità, politiche di genere, piena applicazione della legge 194, un altro tema su cui non pensiamo di dover arretrare di un millimetro. Mi faccia davvero concludere, infine, Presidente, con una riflessione. Lei ha richiamato, mi aspettavo sinceramente un po' di più su questo, blandamente, implicitamente, il valore della nostra Costituzione. Ecco, le ricordo che la nostra Costituzione è figlia della lotta di liberazione e della resistenza al nazifascismo. Ci auguriamo che questa istituzione non se ne dimentichi e che nessuno in queste istituzioni giochi a torturare la memoria e la storia democratica del nostro Paese. Grazie. Grazie Presidente.